Hello, sono TheDuelist92 e oggi vi porto la parte 2 di Nasus Trash. Poche chiacchiere, nella parte 1 ho fatto solo due partite, qua ci dobbiamo spicciare che voglio farci entrare gameplay. In descrizione trovate il link con la lista, il link alla parte 1 con l'analisi e un po' di gameplay e trovate i timestamp per le partite di questo video se volete navigare meglio. Inoltre trovate il link al mio Twitch, twitch.tv/TheDuelist92. Sentitevi liberi di buttarci un follow, wink wink. Ho intenzione di streamare più frequentemente, ma non regolarmente, quindi non avere un calendario. Quindi o c'è il follow lì, oppure tenete d'occhio YouTube, perché posto sempre un annuncio quando sono in diretta. E trovate anche il link al mio Discord. Saltate dentro per discutere di Runeterra e di altro con me e tra di voi. Per finire, come al solito, vi ricordo di commentare. Commentare, i commenti sinceramente di utenti sono una delle poche cose che mi fa tenere la voglia di mandare avanti un canale del genere, perché con il poco pubblico che ho, se non c'è neanche un po' di interazione tra me e i fan leali, inizia a perdere un po' di significato. Non voglio tenere il morale basso del video, quindi andiamo dritti con la mini guida al mulligan, che sarà veramente mini, perché raga, gameplay se dobbiamo spicciare. E Runeterra è già bug è buggato di nuovo, che bella cosa. Non ho voglia di riniziare tutto il recording per togliere questa Elise microscopica. Mini guida al mulligan. 9 casi su 10, in questo mazzo andiamo a mulligare per l'early game. L'early game è principalmente Cursed Keeper e i costi 1. Queste sono le tre carte fondamentali che tengono tutto in piedi. I costi 1 sono abbastanza indipendenti da tutto il resto, Dunkeeper soprattutto. Funziona da solo, è broken da solo, quindi lo teniamo sempre. Bakai Reaper funziona talmente tanto bene con tutto il resto dell'early game del mazzo che qualsiasi sia la mano, Bakai Reaper finisce per essere forte. Cursed Keeper è quello che abilita carte come Ravenous Butcher, Blighted Caretaker, anche Spirit Leech. Le rende ottime carte da pescare, da trovare. Quindi Cursed Keeper è da tenere praticamente sempre. Fading Icon è la versione un po' più scarsa di Cursed Keeper, che giochiamo solo perché non possiamo giocare 6 per Cursed Keeper. In alcuni matchup Fading Icon la possiamo anche tenere, soprattutto se è un matchup aggressivo e sappiamo che ci servono unità early, se no generalmente preferisco essere greedy e cercare più aggressivamente i Keeper nel mulligan. Una volta che hai trovato Keeper, puoi tenere carte come Butcher, Caretaker, Spirit Leech. Una cosa molto importante per Blighted Caretaker è molto più forte se attaccate di turno dispari invece che di turno pari, perché vuol dire che a turno 3 in curva potete giocare Caretaker e fare il devasto. Detto questo, soprattutto con Keeper Caretaker è talmente forte che anche se lo fate fuori curva, anche se lo fate a turno 4, è comunque una giocata che dà un vantaggio di tempo assurdo su tutto quello che fa l'avversario. Quindi se avete Keeper, Caretaker è sempre una carta da tenere. Almeno uno. Per quanto riguarda il resto del mulligan, carte come Glimpse, Black Spear e Spirit Leech le teniamo molto raramente. Carte come Black Spear e Sand Spinner, che sono rimozioni, le teniamo raramente. Black Spear, giusto, magari la terrei contro TF. E Spirit Leech e Glimpse generalmente non le teniamo, a meno che il matchup non è molto lento e la mano è già molto buona. Se siamo per esempio contro Lissandra Trandolo, contro Draven Ezreal e la mano è buona, posso tenere un peschino. Per quanto riguarda i campioni, e Atrocity e Rite of Negation praticamente non si tengono mai. Thresh e Nasus, se sapete che il matchup sarà lento e avete già un buon inizio, potete provare a tenerli, ma generalmente io preferisco mulligare per l'aggressività e entrare subito sul terreno a gamba tesa, forzare l'avversario a giocare sulla difensiva. E questa è la mini guida al mulligan. Non pensate, non cercate di usare il pensiero comune, oh, bastava chiudere e riaprire. Non usate il pensiero comune da, oh ok, sono contro un mazzo lento, la partita sarà lenta, quindi tengo Thresh, tengo Nasus. No, anche contro i mazzi lenti, tutto il blocco di early game super aggro che avete è estremamente forte e queste sono carte che vuoi vedere presto e le vuoi vedere in combo. Quindi nel mulligan è molto importante cercare di beccare Keeper, cercare di beccare Keeper con Butcher o Keeper con Caretaker, cercare di beccare Bakai Reaper, Dunkeeper, Ravenous Butcher per esempio. Giocate così. Quindi non cadete mai nella trappola di mulligo per il late game. Anche perché con tutti i peschini che avete, le carte late game le trovate.
Parlato del mulligan, 5 minuti nel video, inizia il gameplay, questo deve essere una sorta di record. Go. Ok, siamo contro Jarvan Shen. Ora, Jarvan Shen, personalmente lo reputo la versione più forte di Fiora Shen, ma in questo particolare matchup Fiora Shen sarebbe molto più forte, perché questo mazzo soffre da morire Fiora. È ovvio, no? Ora, quello che abbiamo detto prima, Dunkeeper si tiene sempre, Cursed Keeper si tiene sempre, Caretaker, se abbiamo Cursed Keeper va benissimo anche farlo a turno 4. E la mano è talmente buona che posso anche permettermi di tenere Spirit Leech. Se stessimo attaccando di turno dispari, questa mano sarebbe proprio l'apoteosi, la quintessenza. Noi stiamo attaccando di turno dispari, quindi non è proprio... Però non è male. Possiamo anche kickare Spirit Leech e cercare qualcosa tipo Buckeye Reaper o Ravenous Butcher. E mi sa che voglio cercare la mano proprio più aggressiva possibile. E quindi faccio il kick. Ravenous Butcher, perfetto. Il motivo per cercare Ravenous Butcher era questo. Ora, qui abbiamo due line of play. Avrei potuto perdere il soldato turno 1, sacrificarlo, e turno 2 fare Cursed Keeper e Ravenous Butcher. Oppure, la giocata più aggressiva è quello che ho fatto. Cioè, Dunkeeper, Ravenous Butcher, ho ancora un modo per proccare Keeper il prossimo turno, quindi sono super super pulito. Fading Icon adesso cade bene nel mana. L'avversario non ha buone risposte a questa giocata. Cosa può fare? Può fare una Bresteel Protector 3-2 che si schianta su Ravenous Butcher. Cioè, comunque 5 danni li facciamo entrare. Non ci sono punish per l'open play. Arriva il turno del biondo. Noi giochiamo Cursed Keeper. Sono abbastanza fortunato in realtà che ha calato il biondo, perché un problema di cui non mi ero reso conto ma in cui stavo per incorrere è che avrei avuto il terreno troppo pieno. Blighted Caretaker più Cursed Keeper generano 4 unità. Anche così, cioè, anche così ho il terreno troppo pieno e non posso fare Caretaker perché mi mangio l'Abomination. Quindi sono stato forse un filo troppo aggressivo early. E adesso ne pago le conseguenze. In realtà neanche tanto. Non ho bisogno di proccarlo adesso questo Cursed Keeper. Qua ho semplicemente un fottio di danni sul terreno e lui deve rispondere. Quindi posso attaccare così. Purtroppo, ripeto, cioè Caretaker più i due sapling fanno in modo che l'Abomination non riesce a entrare in campo, il che è un po' sad. Però, cioè, tenete a mente queste cose, ma è sbagliato rinunciare a giocare unità per... Cioè, sarebbe stato sbagliato non giocare la Fading Icon a turno 2 per impedire questa situazione, perché questa Fading Icon ci ha generato la fottuta bellezza di 6 danni sul Nexus nemico. Ora qui potrei prendermi questo rischio di glimpse. Alla fine è mana positive, il peggio che può succedere è Nopfy. Quel mana l'avrei bruciato comunque, quindi tanto vale farlo. Sorry. Avrei potuto aspettare, cioè l'avrei fatto magari quando lui challengeava qualcosa o roba del genere, ma non ha senso. Ora, lui ha due challenger, nessuno dei due mette anche lontanamente a rischio trash. Il massimo che può fare per mettere a rischio trash è investire una sharp sight in questo turno. E sinceramente, se arriva a sprecare una... cioè, se arriva a usare una sharp sight sul drago per uccidere trash, potrebbe quasi andarmi bene. Il prossimo turno ho Cursed Keeper, Blighted Caretaker per mettergli seriamente a rischio il Nexus. E tutto questo se ha la sharp sight e se decide di usarla. Potrebbe tranquillamente prendere la kill sul 4-3 e essere soddisfatto con quel. Esatto. Lui prende due kill gratis. Trash 2 di 6. Il prossimo turno Trash sarà quasi livellato. Peccato che non, con la mano che abbiamo non riusciamo a livellarlo prima dell'attacco. Qui non abbiamo nessuna fretta di callare Nasus. Nasus è solo 4-4. E abbiamo altra carta da giocare. Wow, ok, testi Faithful che non l'avevo
considerato. Guardatevi sempre che Caretaker più Keeper hanno bisogno di 4 slot sul terreno. Quindi massimo ci devono stare altre 2 unità sul terreno. Ok, lui qui sta passando con 6 mana. 6 mana è un po' una minaccia, ma alla fine non credo di avere niente di cui essere particolarmente spaventato. Quello che posso fare è... attacco con lui, tirando il drago. Con loro. Generalmente non è così importante l'attack order con questo mazzo, ma voglio portare il Faithfolk per ultimo. Così lui deve fare un pensiero in più su... Cioè deve avere un pensiero in più su cosa bloccare di Thresh. Lui muore, lui dovrebbe morire. Lui muore, quindi Thresh dovrebbe essere safe. Anche da ripost Thresh è safe, perché ripost è solo più 3. Quindi l'attacco così è super ragionevole. Non penso... Cioè non vincerò mai in questo attacco, ma... Gli tolgo 1, 2, 3. Gli sto mettendo a rischio tutto il board praticamente. E in più sto livellando Thresh. Quindi non questo Thresh, ma magari il prossimo che pesco. Ora lui sicuramente la cosa peggiore che può avere probabilmente è Stand United. Eccolo. Ma Stand United, cioè, andava calcolato purtroppo. Stand United significa se non altro che lui ha ancora un terreno, quindi il mio Thresh sicuramente è morto. E dato che è sicuramente morto, dovrò pescarne un altro, dovrò inventarmi qualcosa, perché questo Nasus è ancora molto piccolo. Il problema di questo matchup in genere è che raramente c'è una differenza enorme che si sente tra Slay e semplicemente ho visto unità morire. Perché spesso e volentieri in questo matchup moriranno le nostre unità, involontariamente, tra virgolette. E quindi Nasus cresce molto più lentamente di quello che ti aspetteresti. Cioè, Thresh ha livellato in 2 turni senza neanche accorgersene. E invece Thresh... invece Nasus è ancora un 6-6. Molto strano che sta attaccando con il Faithfolk senza dargli barriera. È abbastanza palese che avrà qualcosa in mano per buffarlo. Detto questo, non penso di poter giocare intorno, non penso di poter ignorare la situazione. Quindi minacciamo la kill su Faithfolk e su Blightsteel Protector. Inoltre c'è sempre il rischio quando c'è Shen sul terreno. In questo caso no, perché lui ha 4 mana. Perfetto, riposta era assolutamente ovvio che ci sarebbe stato. C'è sempre un po' il rischio di lasciargli con Shen livellato un attacco passare face, perché potrebbe scambiarlo con Stand United con qualcosa di enorme, di botto boti arrivano 13 danni in faccia. In questo caso ovviamente no, perché aveva 5 mana, però. Ora, questo Nasus è un po' un grosso commitment. Ho bisogno di pescare il prossimo Thresh per avere una seria possibilità. Adesso ho bisogno di Thresh, ho bisogno di peschini. Spirit Leech fa entrambi. Purtroppo non ho il mana per giocare Thresh dopo Spirit Leech. Se lo pesco, e l'ho anche pescato, che è stata una bella botta di culo, ma non ho il mana. Però Dunkeeper, Blighted Caretaker, che mi riempiono il terreno e posso fare le cose. Dunkeeper contro questo mazzo. Cercate di sfruttare al meglio, cercate di sfruttare il più possibile l'open play, perché lui vorrà sempre tenere del mana aperto per rispondere alle nostre giocate. Lui vorrà sempre tenere mana aperto per rispondere in battaglia con i combat trick. Quindi abusate di questa cosa più possibile, andate in open play più potete, quanto più potete. Qui abbiamo Black Spear, che è molto comoda per fare uno slay in battaglia e cercare di livellare questo Nasus. Soprattutto se lui adesso investe per esempio una Spirit Refuge o una Ripost per cercare di vincere meglio il fight. Non l'ha fatto. Black Spear su... Black Spear su... River Shaper non è male.
Non è male neanche su Shen. Sinceramente, sia River. Cioè, non c'è nessun vantaggio a farla su nessuno dei due. Entrambi non vengono salvati se lui fa. Se lui fa Sharpsight. Quindi gli valuto di meno avere una spell in meno in mano. O avere una Shen sul terreno. Lo Shen sul terreno è tanta pressione. Quindi proviamo a levarglielo. Nope, fine, perfetto. Penso che, cioè, francamente avrebbe dovuto negarla in tutti i casi. La, anche su River Shaper avrebbe dovuto negarla every time, però. Abbiamo livellato Nasus. Ora, lui ha possibilità di deny su Atrocity quando la peschiamo. Inoltre ha uno Screeching Dragon enorme che può uccidermi Nasus. Queste cose non sono belle. Però... col fatto che il prossimo Nasus che tireremo fuori da Thresh sarà livellato, sono abbastanza ottimista. Ha solo 4 carte in mano. Speriamo che abbia qualcosa tipo... ho bisogno di vederlo spendere un po' di mana, sinceramente. Ora lui farà qualcosa per proteggersi Shen, noi seguiremo con Black Spear, vediamo cosa fa a quel punto. Il problema è che Thresh muore di... muore da single combat con questo drago gigantesco. Mamma mia quanto cazzo è forte Screeching Dragon. È veramente OP quella carta. Io ho un po' paura a giocare Thresh finché lui ha mana. E sappiamo che lui ha... cioè... cose in mano, quindi adesso probabilmente andrò all-in perché non penso di poter aspettare più di tanto. River Shaper l'ha appena top deckato. Si chiama Fading Icon. Sicuramente ce l'ha, ma non penso di poter continuare a passare. Cioè lui, se, cioè, lui conserverà il single combat per Thresh every time se ce l'ha. Concerted Strike stessa cosa. Concerted Strike in realtà è male perché gli fa pescare anche una spell con River Shaper. Qui potrei attaccare, lui ha tanto mana, tanti combat trick. Mi servono unità sul terreno principalmente, così pescate come Glimpse e Spirit Leech sono più ottimali. Abbiamo pescato una delle carte più inutili che potevamo in questa situazione, che è male. In mano ha sicuramente una spell. E ci sta proprio dando il trattamento Fiora Shen. Cioè... solo che non c'ha Fiora. Passiamo. In realtà avrei potuto bloccare con qui con Bakai Reaper, ma non sapevo se... cioè, alla prima barriera, alla prima qualsiasi cosa, sarei stato fottuto. Golden Aegis. Questa gliela devo negare. Se non gli nego questa, mi prende troppo vantaggio con River Shaper e mi uccide qualsiasi cosa con il drago, quindi è finito. Non vedo perché buffare lei, cioè buffare lui invece che buffare lei, per esempio, però... ah, Deo. Probabilmente abbiamo perso. Ho bisogno che questa prey sopravviva, proprio necessità che sopravviva. Perché se muore questa prey diventano pescate morte Glimpse e Spirit Leech. A quel punto non posso più vincere. Già adesso probabilmente non posso vincere. Non so quanto è grande il mio Nasus, ma non penso sia enorme, insomma. Sunspinner. Pescato un altro Shen. Se ha un altro Golden Aegis, abbiamo perso la partita. Spirit's Refuge. Quindi io perdo il Sand Spinner. Lui si cura full. Pesca una. Se c'ha Golden Age, sto perso. Ma pure se non c'ha Golden Age, a sto punto ho perso. GG. Va bene. Primo game è andato abbastanza male. Quel matchup generalmente è negativo. Senza Fiora è un po' più gestibile. Il problema di quel matchup è che Nasus cresce molto più lentamente di quello che sembra. Perché... cioè, non ucciderai tante unità avversarie. Nasus cresce principalmente per le unità tue che uccidi. Ma sono contro Ricorex.
Ricorex sta giocando Darius, probabilmente con qualche forma di aggro, overwhelm, cose così. Abbiamo una mano dirompente, Baccai Reaper a turno 1, Keeper Butcher turno 2, quindi la teniamo. E andiamo avanti. Baccai Sand Spinner non è male, dato che abbiamo i primi tre turni così fuori di testa proprio. Qui passiamo proprio a occhi chiusi, cioè. E questa è la bellezza di questo tipo di mazzi. Dice sì, è tutto culo, è tutto high roll. Beh, più o meno. Considerate la. Cioè, considerate il mulligan, le scelte che fate durante il mulligan. Considerate le varie possibilità. Cioè, c'è parecchio da dire. Ora, non so se attaccare con questo Reaper, perché questo Reaper gli dà un trade super gratis con lo Stomper. Quindi per ora me lo tengo, Baccai Reaper. Tanto gioca una combinazione di regioni che non me lo uccide gratis. Non gioca Avalanche, non gioca Mystic Shot. Quindi qui posso passare. Vediamo cosa decide di fare. Quel danno lo vorrei quasi tankare, ma inizia a essere un po' tanto. Purtroppo non ho giocate di turno 3. Non ho un vero e proprio value block qui e non voglio andare a 11 HP così in fretta, quindi per ora blocco. È un po' triste aver perso così un Baccai Reaper così grosso, ma ho dovuto. Ok. Questo Doom Keeper sarebbe stato tipo devastante il turno prima. Baccai Sand Spinner, sono quasi veramente tentato da giocare difensivo adesso, perché lui ha palesemente il tempo. Dovendo passare quel turno 3, gli ho completamente givappato tutto il tempo della partita. Quindi a questo punto, Baccai Sand Spinner su Rearguard e togliamocela di mezzo. Crowd Favorite. Crowd Favorite fa paura. Ok, così non ha value block. Non dovrebbe avere roba che fa danno da area o porcata del genere. Se gioca Death Lotus impazzisco, ma non la gioca. Prossimo turno abbiamo Doomkeeper Spirit Leech, che è una giocata abbastanza passiva. Il punto è che abbiamo abbastanza materiale per bloccargli tutto. Se lui attacca qui, sono 3 danni e gli posso bloccare tutto. Se sviluppa, tutto quello che faccio è sviluppare altri blocker. Quindi. Diciamo che adesso l'unico problema è perdere troppa vita. Per il resto, cioè, completamente si è assicurata la partita a questo punto. Posso bloccare tutto, rimuovergli quelle due unità. Forse avrei dovuto bloccare qui con il. Avrei dovuto assolutamente bloccare il Crowd Favorite col Sand Spinner, perché in caso di Pale Cascade mi sarei messo a piangere. Però vabbè. Errori che si fanno soprattutto quando non sai contro cosa stai giocando. Potrei usarla adesso questa Black Spear, ma sinceramente ho perso ogni desiderio che avevo di essere aggressivo. Ora posso tranquillamente giocare in modo difensivo. Qui il problema è che se attacco lui ha troppi block troppo efficienti. Provo a prendere una Glimpse Beyond. Non dovrebbe avere granché per fermarla. E sicuramente niente che la ferma per value, niente che la ferma per due mana. Magari pesco qualche altra unità che costa poco da poter mettere su terreno, o cose giocabili, tipo un'altra Black Spear. Oh, mamma mia, è enorme quel coso. Via. Via. Qui stiamo prendendo un bel danno da Iron Ballista. Stiamo sempre prendendo 3 e sempre andando a 6. 6 è il range di doppio Fervor, il che è un po' fastidioso. Potrei andare a 7 giocando un Ravenous Butcher qui e bloccando col Butcher, ma sinceramente mi sembra un po' uno spreco solo per uscire fuori dal range doppio Decimate. Questo House Spider ci sta veramente bloccando tutte le opzioni. Cioè non riesco a fare niente con quello Spider sul terreno. Blocchiamo così.
Purtroppo a volte capitano mani del genere, mani praticamente ingiocabili. Ora io sto sinceramente sperando che lui abbia qualcosa tipo decisive maneuver. Whirling Death. Penso che si meriti una Rite of Negation, sinceramente. Posso spaccarmi un'unità. E in questo caso spaccarmi il 2-1. E negare. Spaccarmi una mana gemma a questo punto è un po' tanto un commitment. Passo, ho tutta l'intenzione di negare. Tutta l'intenzione di negare Decimate se arrivano, quindi. Mamma che mano lenta. È fuori di testa quanto è lenta sta. Farron. Farron è GG, praticamente. Non potrò fare niente, questa mano è stupidamente lenta. Devo tirare lui. Se il prossimo turno va in open attack non ho nulla. Ravenous Butcher, Black Spear più Atrocity. Nessuna di queste giocate è range per uccidere Farron. Sono completamente fottuto. Ho pescato una mano molto brutta. Purtroppo a volte capita con questo mazzo. Lo dicevo nella parte 1. Uno dei più grossi nemici di questo mazzo è se stesso. A volte peschiamo delle mani completamente ingiocabili. E questa è una di quelle volte. Darius certamente non aiuta. Non so cosa sto cercando in questo glimpse. So soltanto che probabilmente è persa in ogni caso. Quindi. Peccato. Quell'House Spider, per quanto sembri innocuo e ovvio, perché House Spider è stato una delle carte più forti dall'uscita del gioco, ci ha veramente spezzato la schiena. Ci ha impedito di essere aggressivi e proattivi per tutto il mid game. E siamo dovuti stare indietro a subire attacchi di unità con Overwhelm e perdere vita finché poi tra Darius e Farron. Sinceramente bastava uno dei due per vincere la partita. E tutti e due erano perfettamente fuori dal range delle nostre rimozioni. Quindi proprio, cioè, la fine. Va bene. Prossimo game, Mirror Match. Manteniamo un po' di coerenza nel mulligan. Ravenous Butcher è decente da tenere con Dunkeeper. Perde le partenze super, 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 super veloci. Purtroppo questa mano è molto una merda. Questa mano è terrificante proprio. E Ravenous Butcher purtroppo fa molto male contro il Dunkeeper avversario. Perché ovviamente, cioè, lui ha value block su tutti e due. Un Dunkeeper da solo può fermare Dunkeeper più Butcher. Il motivo per cui ho attaccato è che volevo un altro Slay. A questo punto sono veramente tentato di fare glimpse e cercare qualcosa. Perché se non trovo un qualcosa che mi boosta un po', non posso fare veramente niente. Qualcosa mi busta un po'. Parliamo di Cursed Keeper. Parliamo di un altro Dunkeeper. Cose così. Cursed Keeper non è il massimo qui, perché lui ha due blocker eccezionali per Butcher e per Keeper. Ma perlomeno mi tiene un po' in partita. E questa mano, cioè, normalmente non vogliamo giocare lenti in questo matchup, ma con una mano del genere siamo forzati a giocare passivi. Siamo forzati a giocare super reattivi. Quindi quando attacca, tanco 3, blocco qui con il 4-3, qui con il 3-2. E ho preso dei value trade per 3 danni. Rite of Calling. Bene. Ora lui ha ancora 4 mana ed è il suo turno di attacco. Potrei giocare Dunkeeper, che non è mai una brutta giocata qui. Però sono abbastanza sicuro che farà qualcosa. Non ha fatto niente, what? È la cosa più strana che ho visto di recente. Che era quella cosa? Vabbè, Dunkeeper sarebbe stato abbastanza sprecato, quindi. Giochiamo Thresh uno contro l'altro. Ora,
Trash contro trash è una situazione veramente assurda. I trash vanno protetti e bisogna stare attenti a uccidere meno unità possibili nel proprio turno. Cioè, bisogna fare in modo che il momento in cui si livella trash non è andando nel turno dell'avversario, ma è andando nel nostro turno. Quindi si vogliono uccidere pochissime unità o uccidere tantissime unità per livellare trash o subito o molto lentamente. È una cosa stranissima. Ora, io qui ho due opzioni. Dunekeeper, Caretaker. Gli blocca praticamente tutti gli attacchi. Lui non dovrebbe avere modo di uccidermi trash. O per meglio dire, potrebbe avere un modo con Black Spear o qualcosa del genere. E il suo trash sarebbe incontestato e sarebbe un problema. Ma dato che lui ha il terreno, mi sento un po'... non mi sento super sicuro a dire vabbè, faccio la stessa cosa, Sand Spinner su trash. Quindi per ora voglio giocare un po' più difensivo. Inoltre, se non riesce a uccidermi trash in questo turno e potrei proteggerlo con Rite of Negation, ho tutta la possibilità di livellarlo nel mio turno trash praticamente. Allora, una kill, andremo a 2. Caretaker va a 3, perché non dobbiamo contare la morte dei sapling se lo facciamo nel nostro turno. Potrei fare Caretaker adesso, spaccare lui, calare un altro sapling che morirà. Quindi sono 3 kill di trash. Il prossimo turno potrei arrivare a 6. No, non c'è la possibilità, sono troppo lento. Quindi la giocata migliore a questo punto è Bakai Sand Spinner sul suo trash. E gli minacciamo trash esattamente come lui ci sta minacciando trash adesso. Facciamo la stessa giocata mirrorata proprio. Ok. Manda Bakai Sand Spinner contro trash. Vediamo cosa vuole fare a questo punto. Niente. Sarà praticamente impossibile livellare trash per me in questo turno. Dovrebbero morire 4 unità prima del mio attacco ed è assolutamente impensabile. Quello che posso fare è Nasus e tirare il suo di trash. Nasus è stata la pescata migliore che potessi fare, ma di gran lunga proprio. Nasus, un'altra ottima pescata sarebbe stata Black Spear, perché ho bisogno che lui non possa livellare trash. Ok. Sono tentato di mandare il mio trash al suicidio, giusto per assicurarmi la kill sul suo trash. Sono veramente tentato. Posso fare così. Quasi sicuramente riuscirò a far entrare uno Slay in questo attacco. E se non riesco, se lui decide di non bloccare nulla, va a 6 e trash rimane a 2, il che vuol dire che è buono per me. Se decide di bloccare qualsiasi cosa, Nasus prende più 1. E se blocca qualsiasi cosa, posso anche fare glimpse su un'unità, ucciderla e Nasus sale. Quindi questo è l'unico blocco che può permettersi senza far livellare Nasus. E anche qui posso fare glimpse su Dunekeeper, quindi. Stiamo entrando in una situazione super complicata. Lui qui è costretto a uccidermi Dunekeeper con qualcosa se può, quindi va il fist, oppure a fare Rite of Negation se ce l'ha. Yes! Questo mirror match è stata veramente una partita a scacchi. Una volta che si è reso conto che il mio trash sarebbe morto, ma anche il suo trash era morto, e non poteva fare niente per evitarlo, e non poteva livellare quel trash, io avevo vantaggio sul terreno e ho già un Nasus, e lui andava a 8 di vita, ha deciso di concedere. Considerate che Nasus sarebbe andato a 7, se avessi fatto un altro Slay qualunque lui sarebbe morto di Atrocity, e avevo anche Rite of Negation in mano, quindi... avrebbe potuto continuare a giocarla, ma si è visto in uno svantaggio talmente grosso che ha detto, boh, fine.
contro Draven Ezreal. Questo è un mazzo che sta tornando in popolarità, ma tantissimo ora come ora. Per buoni motivi. Ha buoni matchup contro tanti mazzi da meta. Non ha un grandissimo matchup contro Nasus Thresh. Direi che è positivo per Nasus Thresh, ma è un ottimo mazzo. Ora, come giocare il matchup? Fading Icon non è male da tenere. Black Spear è molto forte, ma ho bisogno di una mano aggressiva. Questa è la situazione in cui Black Spear è forte, ma ho bisogno di una mano aggro. Fading Icon è forte, ma voglio qualcosa di più forte. Voglio cercare più aggressivamente carte come Cursed Keeper, carte come Dune Keeper, Buckeye Reaper. E magari non le pesco, ma è importante imparare con il mulligan quando vanno presi rischi e quando puoi accontentarti di quello che hai. Ora, l'unica cosa grossa, veramente grossa, che lui ha in questo matchup per rovinarci è Static Shock. Static Shock ci rovina proprio. È la morte. Ok, Cursed Keeper è una buona pescata perché abbiamo Spirit Leech in mano. Ora io vado assolutamente in open play con una mano del genere. Contro un mazzo del genere, cosa può farmi? L'Arachnoid Sentry? Sti cazzi. Ok. Ricordiamoci in questo matchup che possiamo negare il level up di Ezreal. Avrei dovuto giocare... Cosa dicevo? Non c'avevo spazio. No, c'avevo spazio. Avrei dovuto giocare con Set Keeper, non danno in più. Ricordiamoci che posso sempre negare un punto del level up di Ezreal con Glimpse Beyond. Spirit Leech adesso vuol dire che lui farebbe Mystic Shot su Spirit Leech every time. Quindi non ho proprio voglia. Preferisco farmi sparare il 3-1 e poi fare Spirit Leech. Cambia poco, ma è praticamente impossibile che lui lì passi. Bruci 3 mana in più di me e bruci un Mystic Shot. Thorn of the Rose. Questa è una carta che ultimamente stanno iniziando a giocare in Draven Ezreal, che non è male. Cioè, normalmente questa carta è terribile, ma Draven Ezreal guadagna tantissimo dal generare carte in mano. E questa, a differenza delle Ash e dell'Ignition, è una carta decente. Quindi, cioè... Buckeye Reaper, Ravenous Butcher è una giocata abbastanza aggressiva. E a meno che non ha il ragno, non mi punisce, non ha modo di punirmi. Se però hai il ragno è un po' un problema. Detto questo, ho un grosso vantaggio e voglio provare a pusharlo più possibile. Quindi facciamo così. Se riesco a costringerlo a bloccare con Ezreal e suicidarsi Ezreal e a suicidarsi tutto il terreno, sono very happy. Lui ha iniziato con un Mystic Shot, il che vuol dire che questo Glimpse è super gratis. Bello Mystic Shot Foil, lo voglio anche. Qui se non pesco Butcher... Oh, qui se pescavo Butcher sarei andato all-in. Non ho pescato Butcher, non lucky. 99% ha un altro Mystic Shot su Buckeye Reaper. Perché se no la sua giocata non avrebbe senso. No? Ok. Ora potrei sviluppare un altro... un Cursed Keeper e vedere se pesco qualcosa. Però anche se pesco Spirit Leech ho 6 mana, quindi posso fare Keeper più Spirit Leech. Preferisco tenermi lo spell mana adesso. Non c'è un vero mod... cioè ho una mano piena di spell, quindi non c'è tutta sta fretta. Thresh non è male. Non è neanche il massimo Thresh in questo momento, ma... è di gran lunga la giocata migliore che posso fare, considerando che abbiamo la mano un po' ingolfata, quindi... Fading Icon, purtroppo qui non abbiamo... stiamo pescando delle mani abbastanza terribili oggi, eh? Non ci ho fatto caso solo io, no? Ghill su Thresh va benissimo. Thresh è molto più importante per il level up che per la pressione che mette attaccando, quindi... Ora, io potrei committare un Glimpse. Lui probabilmente mi fermerebbe il Glimpse e avrei forzato rimozioni su Keeper.
Non è il massimo. Lui ha ancora 3 Mystic Shot in tutto nel mazzo, che non sono tantissimi in realtà. Potrei correre il rischio. Potrei anche fare Rite of Negation per fermarglielo un Mystic Shot. Oppure potrei attaccare così. Lui blocca qui con Ezreal, qui con una daga e qui con l'altra daga. Non penso vorrà attaccare questo danno gratis. Per ora posso stare così. Non ho tutta la... Oh, vuole... blocca qui con Ezreal, giustamente. Non ci avevo pensato. Ok. Il problema è che le due atrocity in mano stanno veramente pesando. Trash 4 di 6. Turn of Rose, va bene. Il problema è che se faccio Glimpse adesso lui è comunque in range di Mystic Shot. È veramente difficile uscire dal range di Mystic Shot, porca troia. Potrei quasi negarlo perché ho una mano abbastanza... Cioè, sono abbastanza affamato di cose, di risorse adesso. Quindi facciamo questo glimpse e speriamo che passi. È passato. Grazie a Dio. Doppia Black Spear. Festa, la festa del legno. Adesso è un altro trash livello. Andiamo dritti per Ezreal. E questa è la bellezza di trash. E questo è un po' il problema di questo matchup. Soprattutto se giocano le liste senza tanti static. Static è super efficiente contro... Ma che mano di merda. Static è super efficiente contro questo mazzo. Ma se non giocano tanti static, le loro le rimozioni che gioca questo mazzo sono fatte apposta per essere usate contro carte da costo medio. Il che vuol dire che sono abbastanza scarse contro le nostre unità che o sono... Cioè, carte con media vita, 2, 3 danni, 4 danni. Noi abbiamo unità che hanno pochissima vita, unità che hanno tanta vita. Quindi, Allora, io vorrei negare questa Get Excited perché per come sta giocando... Penso abbia tipo in mano una Noxian... o una Noxian Guillotine o una... Scorched Earth, cose così. Ah, peccato c'ha anche Glimpse. Vabbè. C'è anche Thermogenic che non avevo contato. Vabbè, Glimpse Beyond, c'ho Black Spear, posso rimuovergli un po' di terreno qui. Ok, non sono neanche costretto a usare la Black Spear, posso tenerla per il prossimo Ezreal, posso fare Dunkeeper e Dunkeeper da solo gli fermo l'attacco. Attacca Reaper. L'importante adesso è fargli un altro po' di danno. E metterlo in range di Atrocity. Se attacco così lui può bloccare qui e qui per esempio. E passano solo due. Che è un po' una schifezza, sinceramente. Ci serve un trash, un Nasus, un peschino, una cosa qualunque. Invece siamo bloccati con due Atrocity dall'inizio della partita. Che schifo. Gioco Fading Icon, il mio attacco è brutto. Quindi tanto vale che gioco Fading Icon e vediamo cosa fa lui. Se lui non ha niente da sviluppare, perfetto. Se ha cose da sviluppare, un po' meno perfetto. Qui sono veramente tentato dal fare Atrocity. Gliela faccio face, non perdo un'unità gratis, gli faccio del danno. E non credo abbia non credo abbia un'altra Get Excited in mano. Generalmente questi mazzi non giocano molte Get Excited, quindi... Qui potrei attaccare, passerebbero almeno due danni. Lo porterei a uno e uno è... No, che cazzo sto dicendo? Non passano due danni, QG. Cioè, prendo tutti i trade, ma non che mi serve. Static, purtroppo, eventualmente l'ha trovato e Static è devastante, come abbiamo già specificato. Tutte le sue unità sono enormi, quindi... Ah, perfetto, Nasus. Nasus è fondamentalmente una win per questa mano. Passo. Tutto quello che mi serve è avere Nasus e Atrocity nello stesso turno. Ok. Tutto quello che voglio è che Nasus entri in campo senza aver preso danni. Quindi qui posso passare ancora. Lui attacca, noi gli andiamo a togliere il 5-2. La
cosa importante, ripeto, Nasus non deve prendere danno. Perché se Nasus prende danno, poi l'avversario può usare Scorched Earth, Noxian Guillotine, cose così. Se adesso fa tipo un Mystic Shot, la risposta giusta è Atrocity Face. Per dire. Dovete sempre tenere a mente, questo mi rendo conto che richiede parecchia game knowledge, ma dovete sempre tenere a mente che mazzo gioca l'avversario e quali opzioni ha per counterarci. Questo Improbulator, tante persone direbbero, vabbè, sì, sti cazzi, lo lascio passare e poi attacco. Poi l'avversario fa Noxian Guillotine e abbiamo perso. Oppure magari dice, ok, vabbè, fa Noxian Guillotine e gli rispondo con Atrocity. Ok, ma se c'ha due Guillotine, se c'ha Guillotine e Scorched Earth o due Scorched Earth, invece giocando così, tu rischi zero. L'avversario non ha una carta in quel mazzo che fa 14, che può uccidere un'unità da full vita. E quindi glielo lanci in faccia e vinci. Ed è il motivo per cui questo matchup è positivo, se è giocato bene. Va bene, io mi fermo qui. Come ho detto nello scorso video, non voglio fare... Voglio cercare di ridurre il più possibile video di 50-55 minuti. Se si tratta di discutere magari espansioni o rant sulle patch, cose così, mi sta pure bene. Però gli analisi e gameplay li voglio tenere un po' più sul corto, in modo che me li guarda un po' più di persone. Date pazienza. Comunque sono riuscito a far entrare 4 game, quindi direi che sono soddisfacente. Una cosa voglio chiedere a voi che siete rimasti a guardare il video fino alla fine. Io generalmente evito di fare cagate tipo domanda del giorno, cosa ne pensi di quello? Qual è il tuo quello preferito? No, evito questo tipo di manovre abbastanza pacchiane per assicurarsi commenti in più e boostare l'algoritmo. No, se qualcuno commenta in un mio video è perché deve avere effettivamente qualcosa da dire. Detto questo... oggi ho veramente una domanda per voi. Vi interesserebbe qualche contenuto diverso da Runeterra sul canale? Ora, con questo non sto dicendo che lo voglio fare, con questo anzi vorrei dire che per tanto tempo ho voluto tenere questo canale esclusivo a Legends of Runeterra. Detto questo, ho anche tante volte pensato di potermi allargare un po' e soprattutto adesso voglio prendere l'occasione dell'uscita del set 5 di TFT. Non so quanti di voi conoscano TFT, quanti di voi giochino a TFT o a quanti di voi interesserebbe contenuto su TFT, ma potrei farlo soprattutto con l'uscita del nuovo set e potrei anche fare un qualche tipo di contenuto, magari delle introduzioni super base per chi non conosce per niente il genere degli autobattler. O potrei magari parlare delle nuove unità e delle nuove sinergie, di cosa potremmo vedere. E poi, quando esce il nuovo set, potrei fare gameplay e cose simili. Su TFT non sono al livello che sono su Runeterra, principalmente perché non mi sono mai veramente messo sul serio a impararlo benissimo e a salire su TFT. Sono sempre stato intorno al Diamond basso. Però se il mio contenuto può essere, se un contenuto un po' diverso ogni tanto, non sempre, sarebbe comunque un canale principalmente Runeterra, ma un po' di TFT ogni tanto, se vi può interessare fatemelo sapere nei commenti, perché a questo punto, cioè finora la decisione l'ho sempre presa io di tenere il canale mono Runeterra, a questo punto però voglio anche sapere cosa ne pensate voi. Va bene, The Duelist 92 vi saluta, non andiamo sui 50 minuti, buona serata e ci becchiamo o con un prossimo analisi e gameplay, o con la tier list dei campioni che avevo promesso in stream un po' di tempo fa. Comunque sicuramente ci saranno delle live nel mezzo, quindi controllatemi su Twitch. Bye bye!